Questo video non lo volevo fare. No, in realtà lo volevo fare da quando ho aperto il canale. Premetto subito che non si vuole giudicare nessuno, ma ho voluto solo divertirmi e perché no, anche capirci qualcosa in più su come vanno le cose sul tubo. Ormai sono 7 mesi che ho aperto il canale e una volta raggiunti 381 iscritti, mi sono ritrovato a perdere circa un iscritto al giorno. Bella a me. Ma qual è il vero senso di questo video? Recriminare? Tentare di fare views? Cioè, questo anche, eh? Fare la vittima? Per favore, iscrivetevi al mio canale se non lo chiudo! Certo che no. Voglio delle risposte. Voglio vedere se è possibile crescere su YouTube al giorno d'oggi o se bisogna rassegnarsi a continuare ad essere uno YouTuber di nicchia. Anzi, proprio uno YouTuber invisibile, oserei dire. Dovete sapere che da quando ho aperto questo canale ho cercato sempre di portare contenuti di qualità e di migliorare costantemente, ma c'è solo un leggerissimo problema di percorso. Dove sono gli iscritti, le views, i soldi? Dammi i soldi, YouTube! Allora, qual è il modo migliore per crescere su YouTube? Chiedergli direttamente come, pensavo io. E quindi mi ritrovo a guardare un video dopo l'altro su strategie, marketing e cose del genere. Per farvela breve, ogni video dava sempre gli stessi consigli: miniature e titoli accattivanti, tags scritti in modo oculato e più money grabber possibile. Per chi non lo sapesse, i tags sono delle parole chiave che si inseriscono durante il caricamento del video per renderne più facile la ricerca. E infine si parlava di essere se stessi, di collaborazioni e bla bla. Insomma, non che questi piccoli accorgimenti siano inutili, ma pur mettendoli in pratica non si ottengono poi questi grandi risultati. Devo dire però che una cosa essenziale veniva detta: non fare iscritto ricambio. Non fare iscritto ricambio. Forse il mio più grande errore è stato proprio iniziare a chiederlo, e solo dopo ho capito quanto male stessi facendo al mio canale. Non che fare l'iscritto ricambio sia da stupidi o da persone malvagie, ma non si può negare quanto sia controproducente e quanto ammazzi un canale. Per dimostrarvelo, e soprattutto per dimostrarmelo, farò insieme a voi questo esperimento. Riparto da zero, questa volta con due nuovi canali, due nuovi loghi, due nuovi banner, due nuovi nomi, una differenza. Con un canale mi metterò a spammare richieste di iscritto ricambio a destra e a manca. Con l'altro mi limiterò a caricare un video e l'unica cosa che farò sarà aspettare. Per rendere il tutto più piccante, nel canale dell'iscritto ricambio, che chiameremo Dark Pro Player YT, pubblicherò un gameplay a caso delle Bed Wars privo di editing e dove perdo malamente tutte le partite. Mentre per l'altro canale, che chiameremo Tiny Dancer YT, perché non lo so, uscirà un video di Rocket League fatto leggermente meglio, con una miniatura guardabile e con qualche partita vinta. Ecco che comincia l'esperimento. Domenica 1 novembre sono usciti i video. L'esperimento è terminato mercoledì 4 con l'ultima sessione di spam e con la scrittura delle belle parole che state ascoltando in questo momento, almeno spero. Iniziamo ad analizzare gli iscritti di questi due canali emergenti. Un iscritto per il Dancer, 13 iscritti per il Pro Player. Calcolate che inizialmente ero arrivato a 17, ma poi non si sa bene il perché, sono sceso a 7 iscritti per poi risalire di nuovo a 13, ma dettagli. La mia richiesta di iscritto ricambio diceva così: bel video, mi sono iscritto e ho lasciato like, se ti va, ricambia. Semplice, veloce, indolore, se non fosse che l'abbia mandata ad un'ottantina di youtuber in erba e che solo poco meno di 20 mi hanno risposto. Sarà che con la scuola siamo tutti più impegnati, ma c'è da dire che sono rimasto davvero piacevolmente sorpreso. Passiamo ora al Dancer. Primo giorno niente, secondo giorno niente, terzo giorno niente. E mercoledì, quando ogni speranza era andata perduta, mi arriva un commento da un certo, questa dovete sentirla, coccodrillo sgangherato, con l'immagine di profilo di Zeb che fa: E volevi!
Diciamo che né il nickname né l'immagine di profilo promettono bene. Eppure il nostro coccodrillo mi scrive il seguente commento: tutti quanti laggano in ranked. No, che retrocedo. Il dancer quando lagga nella sua mente. Che bello, un titolo. Il video è salvo. Non faccio neanche in tempo a leggere il commento e a mettere il cuore che ricevo subito il primo iscritto e i miei primi 4 like. Ora, non so bene da dove siano spuntati questi 4 like, forse avrà detto ai suoi amici coccodrilli di spolliciare. Fatto sta che, totalmente a caso, dopo 4 giorni dall'uscita del video ho finalmente un fan. E questo mi ha fatto capire una cosa importantissima: per avere risultati su YouTube c'è bisogno di tempo, ed è meglio avere un iscritto che apprezza il tuo lavoro che 13 iscritti che guardano a malapena 10 secondi di video. Non perché siano cattivi, ma perché semplicemente, e giustamente, non sono interessati a vedere uno stupido che perde sulle Bedwars. Meglio un commento vero fatto per mostrare il proprio supporto al canale che 30 commenti in cui mi si dice di aver fatto l'iscrizione o mi si chiede l'iscritto ricambio. Ragazzi, detto questo vi saluto e vi lascio in descrizione i canali del Dancer e del Pro Player, ovviamente con i commenti disattivati per mantenere la privacy dei ragazzi che hanno fatto involontariamente parte di questo esperimento.